Andrea, ti abbiamo lasciato sul palco con siete tutti invitati, adesso la fine del mondo. Quindi siete tutti invitati alla fine del mondo? No, secondo me di diritto ci siamo entrati nella fine del mondo da un po' di tempo, non ce ne siamo accorti, ci siamo dentro con tutte le scarpe, però facciamo finta a volte di non vederlo. Questo titolo, secondo me, però ha anche un'accezione un po' positiva, perché vorrei che avesse, sai, no, che si usa dire, sto a vedere una cosa che è la fine del mondo. Un po' tutte e due le cose, un po' tutte e due le cose, perché poi faccio un viaggio attraverso argomenti che magari in passato avrei avuto un po' più di pudore anche a trattare e anche un po' più di paura a trattare. Probabilmente ora che sono arrivato ad un'età un po' più matura, un po' più consapevole, riesco a rischiare di più. Primo di luglio arrivi al Teatro di Ossa Antica, che cos'è che insomma il pubblico si troverà davanti? Allora, si troverà davanti sicuramente uno spettacolo meno convenzionale rispetto ai miei soliti spettacoli, perché ho cercato di fare anche un po' un tuffo in quella che è proprio la vera e propria stand-up, quindi mi prendo degli spazi brevi, blocchi da 5, 6, massimo 7 minuti, in cui affronto degli argomenti e poi li lascio andare senza starci sopra troppo. Sicuramente mi allontano, ripeto, dal mio solito schema e dallo spettacolo del comico nazional popolare a tutti i costi, cioè bisogna essere per forza mainstream, bisogna essere per forza nazional popolare. No, secondo me no. Io lo sono involontariamente, continuo ad esserlo involontariamente, secondo me. Ci sarà la musica sul palco a cui non riesco assolutamente a rinunciare, affrontata anche con un viaggio molto personale, perché racconterò della musica, di come la musica ha fatto parte e fa parte della mia vita, e soprattutto affronterò l'argomento che riguarda il rispetto della musica, cioè dico che non possiamo usare la musica per tutto, non si può usare il tema di C'era una volta in America, il classico Deborah Steele meraviglioso di Ennio Morricone, per salutare il sole magari in una spiaggia dove qualcuno, parlo per la mia città, sotto urla con i tatuaggi e dei bracciali che tintinnano, dai! Non si può, non si può, anche perché il sole tramonta a prescindere dal tuo dai, e credo che sia inutile e anche irrispettoso per Ennio Morricone. La musica poi ormai è entrata anche ti è entrata sotto pelle anche perché sono 13 anni di Radio 2 Social Club insieme a Beh, Luca sì, Barbarossa. è innegabile, sì, la musica assolutamente fa parte assolutamente del mio percorso artistico. Indegnamente imbraccio una chitarra anche durante i miei spettacoli, lo faccio con molto rispetto perché poi i musicisti vanno sempre rispettati, tu non gli puoi dire adesso metto io qua e suono, no, attenzione, bisogna avere grande, grandissimo rispetto. Social Club è un'esperienza che ogni anno diventa sempre più matura, sempre più, posso dire, bella, perché conserva una genuinità che forse non è figlia di archetipi e di troppe sovrastrutture. Quindi la bellezza di Radio 2 Social Club secondo me è proprio questa. Poi io godo molto del fatto che questi 13 anni mi hanno dato tempo e modo di conoscere persone che probabilmente non mi sarebbero bastate 2 vite per conoscerle, uno su tutti, ma perché secondo me rimane un genio, James Taylor, che viene da noi per 4 volte e alla quarta volta, cioè recentemente, chiedo a James Taylor un duetto insieme. Dico: James, scusami, ma l'altra volta quando sei venuto ho millantato a chiunque di aver duettato con te, ma ho anche millantato che il video che ci ritrae in questo duetto è andato perso. Quindi ti chiederei soltanto di fare il finale di una tua canzone e ci diamo il 5. E abbiamo fatto il finale di Don't Let Me Be Lonely Tonight e lui si è proprio concesso e mi ha dato il 5. E io racconto a tutti di aver duettato con James Taylor. Sei un attore, un conduttore, comico, perché attore e comico non è detto che siano, no? Sempre, Assolutamente, che facciano assolutamente. parte sempre della stessa frase. Sei un comico, un conduttore, anche musicista, hai vendita anche da musicista, quindi è una vocazione, un divertimento, una terapia, un modo Io credo che per sia rinnovare. una vocazione e poi diventi una terapia involontaria, perché ecco, involontariamente comincia ad aiutarti tanto. E quindi questo, cominci a farti autoanalisi, cominci a capire tante cose di te e a non riconoscerti alcune volte, perché io faccio fatica anche a riconoscermi alcune volte sul palco. Però è bello anche così, dai, è giusto anche così. Trovo che sia un mestiere che
sia salvifico per tanti punti di vista, anche difficile e che prevede delle sofferenze importanti, anche dei tormenti importanti. Poi l'età, il tempo e anche le esperienze ti permettono di capirli, di abbracciarli, queste gioie e queste sofferenze, e renderle comunque qualcosa di straordinario. Alla fine del mondo ci sono 15 minuti, no, in cui insomma l'umanità sta vivendo, la fine, ma non lo sa. Ma tu hai pensato, quindi nel preparare, nel realizzare lo spettacolo, hai pensato come passeresti quei 15 minuti? No, non ci ho pensato a come passerei quei 15 minuti. In questo spettacolo questi 15 minuti vengono tradotti da decenni, secondo me. Sono decenni che stanno passando e in cui noi facciamo finta di avere ancora del tempo, ancora del tempo, ancora del tempo. Ci raccontiamo che possiamo salvare l'ambiente. Io credo che la nostra generazione ha completamente fallito con l'ambiente. Parlo della generazione mia. Sicuramente quelle dopo ce la faranno. La fine del mondo è uno spettacolo che secondo me va visto, soprattutto per farvi capire ancora di più chi io sia, perché nella prima parte dello spettacolo c'è proprio questo momento dedicato a voi, al pubblico, e anche a voi che magari state guardando questa intervista in questo momento, magari non sapete bene perfettamente cosa io faccia e cosa io sia sul palcoscenico. Magari volete sapere se io ho fatto LOL? No, non l'ho fatto LOL. Magari qualcuno ve l'ha detto, vi ha detto che ho fatto LOL e che ero quello che diceva "Son Lillo", ma non posso essere io, perché altrimenti sarebbe lo spettacolo di Lillo. Quindi vi aspetto al Teatro Romano Ostia Antica e spero veramente di poter incontrare il vostro sguardo e di abbracciarvi a fine spettacolo.